Non trovano risposte nelle istituzioni, le famiglie con i figli in condizione autistica grave, a dirlo è il presidente dell'associazione Autismo Ogni Giorno, Vittorio Naddeo. Sono tre i livelli riconosciuti d'autismo, ma spesso livello 2 e livello 3 è quello più grave, anzi, da anni possiamo dire non trova risposte sul territorio. Non trovo assolutamente risposte, ma l'errore è ancora più grave, quindi proprio la dimostrazione di, non dico incompetenza, ma non conoscenza dell'autismo, è dichiarato nella Carta dei Servizi della Regione Campania, dove l'articolo 69, la legge 69 del non mi ricordo di che anno, prevede esplicitamente che c'è l'assunzione per i ragazzi per la disabilità. Ma questo per il nostro livello è cioè, non esiste, non è proprio possibile. Quindi la domanda è: conoscono l'autismo? Chi parla di noi? Molte le famiglie che vivono il problema, che si sono ritrovate questa mattina per sensibilizzare istituzioni ed opinione pubblica sulla problematica. Fra loro Vincenzo Lustrino, padre di due ragazzini in condizione autistica, uno dei quali in condizione grave. Dobbiamo organizzare quotidianamente la loro giornata. Noi viviamo in funzione dei bambini. La nostra giornata è standardizzata sulle loro routine. Noi vorremmo che questo tipo di situazione fosse gestita in modo razionale dalle istituzioni. Ma noi come interlocutori non ci siamo mai seduti a un tavolo parlando della giornata dei nostri figli con i comuni, l'ASL e la scuola, in un tavolo di concertazione dove potessimo organizzare la quotidianità sia dei nostri figli sia della nostra C'è famiglia. bisogno di un aiuto vero che si basi sulla solidarietà e non sul business, dicono le famiglie, che simboleggiano la mancanza di ascolto delle loro esigenze, coprendosi la bocca con un nastro adesivo blu, il colore dell'autismo. Ad ascoltarli, il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone, e l'assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, che entra nel merito della questione. Ecco perché io come politiche sociali spingo verso procedure di accreditamento dove i genitori siano liberi di scegliere le realtà che più, insomma, li aggradano. Comunque a Salerno c'è un terzo settore che è sano, quindi non credo ci sia un business. Sicuramente c'è necessità di una maggiore assistenza perché le problematiche stanno crescendo, ci sono situazioni di elevata gravità che richiedono progetti individualizzati, personalizzati, costruiti sulle esigenze dei singoli. E questa è la sfida, ma noi come politiche sociali già da tempo abbiamo investito sulle risorse del dopo di noi e della vita indipendente. Sono tanti i progetti anche con il PNRR che stiamo implementando. È un discorso che deve prevedere un lavoro di comunità, perché non si può pensare che siano solo le istituzioni a dare risposte, ma questi ragazzi devono essere presi in carico totalmente dalla comunità, e questa è la vera sfida da dover affrontare.